Salve amici del jazz e bentrovati a un nuovo appuntamento di Jazz Alike. Jazz non è una musica molto semplice e c'è chi riesce a renderla più complicata con dei nomi assolutamente impronunciabili e questa è la scelta odierna dell'amico Fabio Ciminiera. Ciao Fabio. Ciao Ferruccio, bentrovati a tutti gli spettatori. Non è tutta colpa mia, ovviamente, nel senso che... Il problema è di chi è nato nei Paesi Bassi. Esatto, ci sono alcuni nomi che per noi italiani restano abbastanza criptici o quantomeno impronunciabili al primo incontro, diciamo così. Naturalmente parliamo di jazz olandese perché questa sera terremo alla libreria Primo Moroni di Pescara il secondo incontro di Fusioni nel Jazz Contemporaneo. Ho la cartolina che ti consegno per la mostra. A favore di telecamera, esatto. Qui. E quindi questa... Aperitivo jazz alle 18.30. Alle 18.30, libreria Primo Moroni, parleremo di tutto ciò che c'è intorno al jazz olandese, partendo dalla storia e dalla collocazione geotemporale che fa solitamente Marco Di Battista per introdurre l'argomento, e poi andiamo a vedere... In sottofondo abbiamo un imprescindibile, perlomeno così hai detto. Sì, un imprescindibile perché ha segnato Misha Mengelberg, che è appunto il personaggio che andiamo a vedere qui in un piano solo molto particolare, molto teatrale, se vogliamo, cosa che rispecchia tutto il suo percorso di musicista, ma anche di uomo di performance, uomo anche di teatro, se vogliamo, infatti... Ascoltiamolo un po'. Sì, sì. Dit is niet een avond om afleiding te genieten, zomaar. Er wordt een zacht prijs voor dat. Genio, lasciamo i nostri tre spettatori decidere, però come diceva Lucio Dalla, l'importante è sedersi ed ascoltare. Esatto, Mengelberg e Ann Benning, che poi vedremo più tardi, sono stati tra i promotori di una realtà, perché è una formazione musicale, ma è anche un gruppo di persone che ha lavorato nella musica di improvvisazione radicale, diciamo dalla metà degli anni 60 fino ad oggi, che è l'Instant Composers Pool. Praticamente loro hanno fondato insieme a Ann Benning, Misha Mengelberg e se lo ritrovo qui, Willem Breuker. Quindi tre musicisti che hanno dato l'avvio a questa stagione importantissima nella... Ann Benning, tra l'altro, è il prossimo artista, esatto, che quindi, abbiamo in scaletta. Quindi possiamo anche andare a vedere qual è la teatralità, il lato performativo, ecco, perché appunto la solo di batteria parte dal basso, veramente dal basso. Dicevo, l'Instant Composers Pool è stata una delle formazioni che dalla metà degli anni 60 e poi per tutti gli anni 70 e fino ad oggi ha dato un'impronta molto forte a quella che è l'improvvisazione radicale e il jazz di avanguardia in Europa. Alcuni ricorderanno la puntata su Peter Brotzmann, era anche lui in... Senti, una curiosità, ma in questi incontri che fate al Primo Moroni proponete, sì, per esempio, ecco, questi due primi artisti che abbiamo... Certo. Stiamo ascoltando, siamo all'improvvisazione proprio radicale, nel vero senso della parola. La reazione degli interlocutori, del pubblico? Ma guarda, cerchiamo di, appunto, soprattutto in questi casi, far vedere i video, perché in realtà questa è una musica che ha necessità proprio dell'atto performativo in quanto tale, perché ascoltata senza l'ausilio delle immagini, senza quello che è il... la performance vera e propria dell'interprete perde una grande percentuale perde un del,
del suo approccio con il pubblico. Sentiamo Benning alle prese con le sue scarpe e con il suo pavimento. How much is that dog in the window? Si mette in discussione, perché quando va oltre lo strumento, come in questo caso, decisamente si mette assolutamente sì, in discussione. Si mette in discussione e soprattutto, cioè, come per allargare questa tua domanda, Anne Benning soprattutto è un musicista che ha da sempre messo all'attenzione dei suoi ascoltatori, dei suoi spettatori, l'idea del duo completamente improvvisato sul palco, proprio un dialogo istantaneo con il suo compagno di palco. E in questa pratica lo abbiamo visto veramente suonare e interloquire a questo punto con un amplissimo spettro di musicisti. Mettersi in discussione perché, come dire, è il concetto di improvvisazione radicale in sé, se vogliamo, è un concetto che non può rimanere fermo. Ma come, non è sufficiente l'improvvisazione tradizionale al jazz? Deve andare più che altro è una questione di diciamo rottura di regole, una questione di ampliamento del proprio panorama espressivo. Ti faccio un esempio che è molto, molto semplice. Sulla biografia di Misha Mengelberg, che si trova su Europe Jazz Network, c'è a un certo punto la formale distinzione tra opere per ensemble, per musicisti che leggono, e opere per musicisti che in realtà poi estemporizzano in modo totale la loro performance, come abbiamo visto fare Anne Benning, come abbiamo visto fare allo stesso Mengelberg, un misto tra pianoforte e performance del tutto teatrale. Fusioni nel jazz in Europa contemporanea, questo percorso che state facendo. Abbiamo un altro artista assolutamente impronunciabile da ascoltare. Sì, Ernst Reisiger. Complimenti per il tuo irlandese. Per il mio sono pronto per i Paesi Bassi. diciamo che Ernst Reisiger in qualche maniera è una sorta di anello di congiunzione tra questa improvvisazione radicale, la scrittura e una organizzazione più diciamo consolidata, una dimensione più organizzata, permettimi il bisticcio di parole. Ernst Reisiger, violoncellista, quindi con un percorso classico, altrettanto con un percorso nell'Istanbul Composer, per una decina d'anni è stato all'interno di questa formazione, altrettanto musicista capace di incontri in duo e di grande libertà sonora, quello che imbraccia come se fosse un basso elettrico, in realtà un violoncello, per cui anche proprio nel modo di... rapporto empatico con lo strumento. Esatto, rapporto empatico con lo strumento e rapporto empatico con il pubblico, perché quando magari leggi sul programma di sala violoncello, tu sei nelle tue aspettative c'è una persona che lo suona in modo canonico, con l'archetto e via discorrendo. Musicista che è stato in grado, tra l'altro, poi di lavorare anche lui con tantissimi musicisti, tra l'altro con moltissimi italiani, con Maria Pia De Vito in diversi dischi, con Luciano Biondini, con Pierluigi Balducci in diversi suoi dischi. Io l'ho visto in una delle formazioni più... così più inaspettate, se vuoi, l'Amsterdam String Trio, che tu pensi viola, violino e violoncello, saranno sì, musica da camera. Musica da camera, assolutamente. In realtà è stato quasi un concerto punk.
per impatto, per forza espressiva e per capacità di coinvolgimento del pubblico. Una musicista veramente, veramente notevole. Tra l'altro, abbiamo visto in quello che abbiamo visto prima, il trio con Molasilla e Armen Franchi, è un lavoro che poi lo ha portato anche a comporre e sonorizzare i documentari di Werner Herzog, quindi un mondo che si sposa perfettamente con le immagini e soprattutto un musicista di una grandissima Il prossimo umanità. Video che abbiamo di Ernst Reisegger è invece un live a Ravenna, quindi in Ravenna. Live a Ravenna con un ensemble ampio, per cui magari possono partire le immagini. Eccola qui. Con tanto di coro. Giusto un po' per confonderti le idee ulteriormente. Esatto. Tra l'altro lui è stato anche artefice di un concerto per non ricordo quanti violoncelli, 37 o comunque un numero ampio di violoncelli, superiore ai 30, e con Ann Benning e Michael Moore, sassofonista americano, ma anche lui trapiantato in Olanda, ha dato vita a una delle formazioni più longeve, vale a dire il Clusone Trio. Anche lì molta improvvisazione, molto rispetto e attenzione per l'interplay. Dalle immagini che stiamo mostrando, certamente se il jazz rappresenta, se vogliamo a livello sonoro, anche una sorpresa, un effetto sorpresa, non sai mai che cosa ti attende subito dopo, anche dal punto di vista visivo, certo, e organizzativo, Ernst ti offre di queste emozioni. Ascoltiamo insieme. Assolutamente sì. Io direi che con questa proposta non possiamo non lasciare sorpresi i nostri telespettatori, che invitiamo sempre ad assaggiare, a puntare e provare. Assolutamente sì, YouTube sta qui apposta per questo, quindi, quindi diciamo noi diamo soltanto il primo passo per andare alla ricerca di nuove cose. Poi ci sono, ricordiamo ancora una volta, questi eventi, l'aperitivo in jazz, certo, al Moroni. Primo Moroni in via dei Mille 29. Via Quarto dei Mille, Quarto 29, dei Mille, a Pescara. Dove a cadenza bisettimanale? Sì, 5-19 di febbraio, 5-19 di marzo. 5-19 di marzo. A marzo poi ci saranno Germania i paesi baltici prima e Germania. Quindi anche lì sempre pronunce molto complicate. La Spagna purtroppo l'abbiamo fatta l'anno scorso. Quindi. Andiamo avanti. Sì, prima di andare avanti con Eric Vleimans, qua entriamo nei nomi meno facili da pronunciare. Sicuramente con Ernst Reisegger, ma anche con l'improvvisazione radicale di Misha Mengelberg e Ann Benning, per chi è abituato a sentire jazz, o meglio a concepire il jazz come appunto il canone dei quintetti anni 50, sono Blue Note, eccetera, siamo abbastanza lontani. In realtà sono musicisti che intercettano proprio dal jazz la natura di andare a fare una mistura, una miscela di diversi ingredienti per esprimere personalità, per esprimere cose che fino a quel momento non erano su una partitura o su un ascolto, perché ovviamente su una partitura molte delle cose che abbiamo sentito difficilmente riescono that's a trovare jazz, traccia. That's music. Eric Vleimans, trombettista, in Italia l'abbiamo visto spesso anche per alcune sue collaborazioni, in particolare c'era in Zapping di Furio Di Castri, contrabbassista torinese. Qui lo vediamo con un suo quartetto che si chiama Gatecrash. Fête de la musique. Fête de la musique.
titolo francese. Sono bravo in francese. Ascoltiamolo. Un assaggio che mette l'appetito, assolutamente. Sì, ovviamente con, in qualche maniera con la modernità nel panorama olandese siamo tornati un po' verso delle situazioni un po' più canoniche, se vogliamo, un po' meno, anche se ovviamente Misha Mengelberg e Benning continuano a continuano il loro percorso fino ai giorni nostri. Solamente Erik Vleimans è uno di quei musicisti pienamente presenti al giorno d'oggi, nel senso che sono musicisti che hanno Zappa, Hendrix, anche i Radiohead, nelle varie i Beatles ovviamente, nelle varie influenze, oltre a tutta quella che è la tradizione del jazz, da Armstrong, Duke Ellington, Parker e via discorrendo, Miles Davis. E quindi naturalmente viene fuori questa sintesi che risponde a quelli che sono gli ascolti e quelle che sono le tematiche dei giorni nostri, voglio dire, quindi un jazz che è capace di inserire strumenti elettrici, capace di rimanere agganciato alle tradizioni, capace di portarle al giorno d'oggi e magari anche verso il futuro. Andiamo avanti, la prossima proposta? Sì, la prossima proposta, cambiamo ulteriormente scenario. Non avevo dubbi. Perché giustamente nel tracciare il panorama di una scena va da sé che si incontrano diverse maniere di affrontare il jazz, la musica in generale, l'organizzazione di quello che è la musica fuori dal palco. Abbiamo visto già credo il video di Misha Mengelberg era registrato in una delle istituzioni più importanti dell'Olanda, ma non solo, forse di tutta l'Europa, che è il BMOIS, come scritto BMOIS, probabilmente si pronuncia BMOIS, ma siamo... Non ancora ci si è arrivati a quel capitolo. Ancora si arriva a questo punto. Sicuramente ma in realtà quello che è la cosa importante è che questa è una realtà che produce concerti, produce concerti, ospita musicisti, crea situazioni musicali di grande importanza, e un altro dei punti di eccellenza del jazz e della musica in Olanda è questa realtà che vediamo suonare sotto la direzione di Vince Mendoza, che è la Metropole Orchestra, che è forse l'orchestra più importante per esperienze, per versatilità e per capacità di ospitare musicisti. Ascoltiamo come suonano. Suonano abbastanza bene. Vediamo, credo. Un po', sentiamo. Sono finiti ad essere un disco, cioè un disco consigliato a tutti quanti, anche per mettere insieme
cose diverse è il disco con Ivan Lins, in cui hanno ripercorso il repertorio di questo musicista brasiliano e hanno dato una grande rilettura di questi brani. Allora, noi in chiusura abbiamo l'ultima clip in scaletta da proporre ai nostri ascoltatori, oltre sì. che telespettatori, anche perché molti dei video che abbiamo visto andavano visti, non solamente esatto. ascoltati. Ricordiamo sempre gli appuntamenti al Primo Moroni, a Via Quarto di Mille a Pescara, numero civico 29, non esatto. c'è solamente l'aperitivo, ma c'è anche Fabio Ciminiera, oltre a Marco Di Battista. Saluti. Poi anche il sito, sì. ricordano? Sì, ovviamente tutto questo nasce dalla collaborazione di Jazz Convention, che appunto eccolo jazzconvention.net puntualissimo, Gianni D'Areo. Vediamo in legge anche in il pensiero. Immagine. Poi ci sono tutte le clip di Jazz Record esatto. che noi proponiamo e quant'altro. E naturalmente con il supporto di Movimentazioni che ci ospita alla libreria Primo Moroni. Allora, noi abbiamo anche altri artisti olandesi che avremmo voluto proporre, ma non abbiamo più tempo. Mandiamo solamente l'ultimo, Gianni, se ce lo fai ascoltare. Quindi l'invito a venire in libreria questa sera. Libreria. Chiudiamo con una sassofonista, si chiama Tineke Postma, con un suo quartetto internazionale dove ci sono Jerry Allen, James Ginas, che è l'unico maschietto al contrabbasso, e Terry Lynn Carrington alla batteria, proprio per dare una sintesi di quella che è stata di quello che è stato il percorso olandese, perché se questo è un concerto registrato in un festival francese, ma ci sono altri video che ritraggono Tineke Postma con Anne Benning, per tornare all'inizio, Ernst Glerum, che è un altro dei famosi ricorsi, che bello, che è un altro dei personaggi del jazz di improvvisazione radicale olandese, come dire che quell'esperienza così drastica, sia pure con gli incontri dei vari Mengelberg e Benning, con la tradizione del suono americano, con gli americani di passaggio, quindi quel tipo di esperienza radicale, drastica, assolutamente scardinante, se vuoi, comunque si è sempre ha sempre dato una sua linfa vitale a quello che era l'esperienza dei musicisti che via via si sono affacciati al jazz in Olanda. The time is over, oppure direbbero i Genesis, it's time for lunch. Assolutamente, penso che il tempo è... Vogliamo dire qualcosa per la settimana prossima? No. Settimana prossima niente.